Oh, benissimo, allora eravamo rimasti alle piramidi, c'è cioè l'ottavo capitolo, i segreti delle piramidi, in cui, cioè non, scusate, non l'ottavo capitolo, nono capitolo, i segreti delle piramidi di Terra senza tempo, in cui Colosimo comincia a parlare dei misteri dell'Egitto, che come ho detto non sono fra i maggiori interessi di Colosimo, probabilmente perché delle piramidi, cioè i piramidologi, o come li chiamava Piero Angela, i piramidiotti, ci hanno sfrappolato i marroni e si è esagerato a riguardo. E lui, per dimostrare appunto di quante esagerazioni ci sono sul conto delle piramidi e quante sciocchezze soprattutto le circolano sul conto delle piramidi, ha fatto appunto il primo sottocapitolo, diciamo, su appunto le strane teorie che circolano sulle piramidi che non hanno nessun fondamento, no? E parlava appunto di Piazzi Smith, dei suoi strani rapporti matematici sulla piramide, e di Mézières, che appunto diceva che tutta la storia dell'umanità, dalle sue origini fino alla fine, sarebbe scritta dentro la Grande Piramide, dentro le misure della Grande Piramide. Giungiamo così a constatare che il mondo è stato creato verso il 4004 a.C., no? Come dicono normalmente i creazionisti, che il mondo è stato creato 6.000 anni fa, in 6 giorni. E dopo esserci resi conto che le pietre ci parlano del diluvio universale, dell'esodo, della venuta di Gesù, della sua morte e della sua risurrezione, dobbiamo vederci sgomenti che il nostro pianeta ha attraversato dal 1882 al 1911 il periodo della grande tribolazione, chiuso con il ritorno del Salvatore. Cioè, secondo questo Messier, il mondo sarebbe già finito da un bel pezzo, da più di 100 anni. Crediamo che tanto basti a dimostrare quale cumulo di sciocchezze, sciocchezze proprio, abbiano ammassato John Taylor, Piazzi Smith e Messier, con tutti i suoi seguaci ed i loro imitatori, proprio piramidiotti. Non sarebbe certo valsa la pena di occuparsene, se lo abbiamo fatto è perché, dovendo accostarci a quelli che sono gli autentici enigmi scientifici dell'antico Egitto, non vorremmo che qualcuno si lasciasse incantare da fiabe del genere presentate come verità sacrosante. Sirio sorgeva sul Nilo, un altro sottocapitolo del capitolo segreto delle piramidi, e qui appunto Colosimo comincia a parlare di altre cose, sempre riguardo l'Egitto. Molti pensano di conoscere la storia dell'antico Egitto nei suoi grandi tratti. Per noi il suo inizio risale con la prima dinastia al 4241 a.C. Ora non so come gli sia venuto in mente una roba del genere, cioè di dare questa data, appunto, il 4200, cioè più di 6200 anni fa. Da quanto si sa attualmente, la prima dinastia deve essere avvenuta, cioè deve essere sorta intorno al 3000-3200 a.C., che però questo non significa l'inizio della civiltà egizia, perché esiste anche un periodo predinastico. In realtà la civiltà egiziana esisteva già prima, solo che era divisa in diversi regni, cioè non c'era lo sta cioè la prima dinastia è l'inizio dell'Egitto come realtà unitaria, come stato unitario, l'unione fra l'Alto e il Basso Egitto. Prima c'erano appunto questi due stati nell'Egitto predinastico, lo stato del nord e lo stato del sud, quindi la civiltà esisteva già prima. Adesso non so esattamente quando viene attribuito l'inizio vero e proprio della civiltà egiziana, che però, da quanto ne so, si è evolta lentamente, cioè non è che sia nata così all'improvviso. Anche se ci devono essere stati dei momenti decisivi, no?
Il mito dice che la civiltà egiziana, l'Egitto è iniziato con Osiride, che è stato il suo primo re, che poi è stato divinizzato evidentemente, no? E che prima di Osiride gli egiziani erano selvaggi, cannibali addirittura, no? E lui avrebbe portato la civiltà. Questo è l'inizio leggendario, però non è dimostrato storicamente, si suppone, cioè quelli che si interessano, diciamo, dell'atto misterioso, balengo, balengologo della storia dell'Egitto, suppongono che Osiride sia venuto dall'esterno, cioè fosse un immigrato venuto dall'esterno che ha portato la civiltà da un paese civilizzato che esisteva allora e che ora non esiste più, no, abbia portato la civiltà in Egitto. Da dove sia venuto? Naturalmente la teoria classica è quella che venisse da Atlantide. In realtà noi possiamo immaginare che se Osiride è esistito e fu il primo che portò la civiltà in Egitto, sia venuto invece da uno di quei paesi, neanche tanto lontani, dove esisteva già la civiltà, per esempio. Potrebbe essere venuto da Malta o potrebbe essere venuto dai Balcani, dove c'era appunto la civiltà paleuropea, no? Che iniziò prima della civiltà egiziana. Avevo già proposto questa ipotesi, no? Cioè, non è necessario neanche fare ipotesi tanto favolose, no? Dato che ormai si è dimostrato che ci sono esistite civiltà più antiche di quelle egiziane. E dunque, ritornando a Bumba, no? Come ho detto, con la prima dinastia ci fu l'unificazione dei due regni, Alto e Basso Egitto, in cui era diviso l'Egitto. Probabilmente ancora prima doveva esserci una situazione di città-stato, diciamo, come cioè proprio all'inizio della storia dell'Egitto, forse insomma come presso i Maya, presso gli antichi greci, che normalmente è quella la prima fase dell'inizio delle civiltà, quella della città-stato. Vedi anche i Sumeri. Che cosa sia accaduto in tempi anteriori a questa data è un mistero. A quel tempo era un mistero. Oggi, insomma, ne sappiamo di più, ecco. Ci sono ancora tanti misteri, però man mano che si va avanti la storia dell'Egitto viene conosciuta sempre meglio. Alcuni studiosi ritengono che gli Egizi abbiano raggiunto il grado di civiltà che c'è noto partendo praticamente dallo zero. Sarebbero stati, insomma, gruppi di abitanti della pianura sahariana, allora non ancora ridotta a deserto, stanziatisi lungo il Nilo. Cioè, c'è una teoria che... Sì, avevo anche visto un libro, però poi non l'ho comprato. Non mi ricordo perché, forse perché dovevo risparmiare o non avevo tempo per leggere, secondo cui appunto gli egiziani, la cultura egiziana sarebbe venuta dal Sahara, provenendo appunto da Occidente, questo forse avrebbe contribuito a creare associazioni con Atlantide. E quando appunto il Sahara si è desertificato, le popolazioni che vivono nel Sahara si sono stanziate lungo il Nilo. Questa teoria non era però accettata dalla maggioranza degli storici e degli archeologi sovietici, i quali sottolineavano l'impossibilità che da nulla un popolo riuscisse in un breve lasso di tempo a sviluppare una cultura tanto fiorente quanto quella che caratterizza sin dall'inizio, presunto, la stirpe del sole. Molti dubbi in proposito, del resto, sarebbero già dovuti affiorare dalla lettura di antichi passi, considerati a torto alla stregua di infondate dicerie. Basterà citare il padre della storia, Erodoto, il quale racconta con estrema chiarezza di aver visto a Tebe 341 statuette di legno rappresentanti i grandi sacerdoti succedutisi dall'epoca della fondazione del Massimo Tempio, avvenuta 11.000 anni prima della sua visita. Ora, sì, uno direbbe, se veramente erano tutti i sacerdoti susseguitisi, no? 341 sono tanti, no? Qui implicano appunto un lasso di tempo di migliaia e migliaia di anni, uno dice, vabbè, può anche darsi, però Erodoto, si sa, non era
del tutto attendibile. Cioè, Erodoto ci ha fornito molti dati importanti e molte cose che ci ha riferito sono vere, no? Però altre non erano per niente attendibili, perché Erodoto non era uno scienziato storico, cioè non era come gli scienziati di oggi. Lui raccoglieva storie, diceva, forse qualche storia la inventava anche per proprio conto, ma dove viaggiava lui raccoglieva tutto quello che sentiva senza andare a controllare se quello che sentiva era vero o meno, no? Ecco. E quindi i suoi libri interessantissimi, che io purtroppo non ho letto per intero, ricordo di aver letto solo il primo secondo volume, devo decidermi a leggerlo dall'inizio alla fine. E quindi sì, sono importanti le cose che dice, ma deve essere sempre preso con un grano salis, bisogna confrontarlo con i dati empirici. E questa faccenda delle 341 statuette dei sacerdoti, sinceramente, considerando appunto che sono statuette di legno che non esistono più, uno può dire, forse chissà cosa erano veramente le statuette dei sacerdoti che salivano fino a 11.000 anni prima. Fino a pochi lustri fa, comunque, si credeva che ben poche cose restassero da scoprire in Egitto, ma i dubbi cominciarono ad affiorare subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando furono ripresi i lavori di ricerca. Vennero infatti portati alla luce oggetti che prima non si conoscevano e dei quali non potevano certo esistere esemplari unici. Negli anni seguenti questa convinzione si rafforzò. Nel 1954, ad esempio, l'archeologo egiziano Zaki Saad, che non c'entra niente con Zaki Hawass, quello attuale, scoprì nel corso degli scavi di Helouan tessuti di una finezza straordinaria, fatti di un lino purissimo e resistentissimo, tali da poter essere oggi prodotti soltanto in una fabbrica specializzata, no? Cioè, vabbè, l'industria tessile era più avanzata di quello che si pensava. Sembra impossibile che queste stoffe siano state fatte a mano, notò lo stesso dottor Saad. E l'americano Emery aggiunse: i risultati di questi scavi ci dicono che la civiltà egizia del periodo arcaico era assai più avanzata di quanto crediamo. Tale affermazione non poteva però essere presa alla lettera senza un adeguato corollario. Non era cioè possibile che un popolo primitivo si fosse dato di punto in bianco a creare tali capolavori, no? Cioè, penso senz'altro che sia improvvisamente sorto dal nulla tutta la civiltà egiziana, quello senz'altro. Però la questione è: davvero è sorta improvvisamente dal nulla? Perché appunto prima del periodo dinastico, cioè il periodo predinastico, sembra sia stato caratterizzato da una lenta, lunga evoluzione durata migliaia di anni, perché appunto le popolazioni che vivevano, cioè gli antenati degli egiziani antichi, vivevano lì da migliaia e migliaia di anni, e quindi cioè bisogna prendere cum grano salis anche tutto questo, perché non è affatto detto che sia sorto così improvvisamente la civiltà. La civiltà egiziana. E dunque, ho perso il segno. La spiegazione, si dissero gli studiosi sovietici, era certo un'altra: quel popolo doveva possedere una cultura assai più antica, rimasta a noi ignota, ed in questo quadro avrebbero potuto forse trovare posto anche le strabilianti nozioni astronomiche degli egizi, no, perché gli egizi erano anche astronomi come lo erano i sumeri, ma magari non al livello di perfezione dei sumeri, che erano molto più diciamo organizzati anche matematicamente, però anche gli egizi non scherzavano. I russi passarono all'azione e giunsero, coadiuvati dagli esperti del Cairo, a far luce su uno dei più appassionanti segreti dell'archeologia. I risultati delle indagini scientifiche compiute in questi ultimi 4 anni nella valle del Nilo non sono stati ancora divulgati, e qui purtroppo sono costretto a chiudere. Arrivederci.